Radio 3 Auditorium, insomma. Però infatti lui è poco, è, devo Questo. dire, è poco derivativo, no? È molto originale, propositivo direi, e semmai infatti è difficile associarlo a Certo. qualcosa. Quindi tra i maestri sono stati, intendevo soprattutto dei punti di riferimento artistico ma anche umano, ecco, lo intendevo in quel senso lì, e figure più, considerare che lui ha perso il padre molto giovane, a 18 anni, e credo che non avesse neanche, non abbia una grande considerazione di questo suo, da alcune cose, dichiarazioni che lui ha fatto a volte di questo genitore che era molto assente. E quindi forse questa è anche una delle ragioni per cui ha spesso cercato persone molto più grandi di lui, come appunto Giusto Pio, come poi Sgalambro, Sgambro, come prima certo. questo Stockhausen, eccetera. Ci può essere questa componente, se vogliamo, un po' psicanalitica, insomma, spicciola. Questa dimensione spirituale, trascendentale, forse gli derivava anche, deriva Sì. anche dal suo cognome, perché sentivo un commento Significa radio, battezzato. di origine araba, no? Battiato. L'ho sentito in No, io televisione, no? credo Ma sicuramente cognome sta. di Cognome, origine. non Cognome, so se sia di battiato, origine araba, sicuramente come? Battiato in catanese, insomma, vuol dire battezzato. Battezzato. Di origine araba, Quindi, non insomma, so se sia non di origine araba, comunque, in qualche orientalismo. modo la religione c'è. Presente, appunto. Dico, ma non c'è stato fino adesso nessuno studioso, no, che abbia focalizzato questa componente trascendentale, insomma, che era presente in lui, perché No, no, non si è no, vista mai una no, 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 figura, per esempio, anche di ci sono persona, fior di libri facendo adesso. ode, insomma, no, come devo dire, che abbia colto questa bellissima dimensione che io devo, ebbi la fortuna, così dire, diciamo, di assaporare in un concerto che mi capitò per caso nel 2000, nel clima splendido del barocco leccese, Piazza del Duomo, se lo conoscete. Lei è di lì, Sì, sì, dall'accento. sono a Bologna, sono vicino a Porta Lecce, insomma, online. Ecco, è qualcosa che mi impressionò tanto, perché prima No, di certo, allora non l'avevo non mai l'aveva sentito dal vivo. conosciuta. Una cosa veramente stupefacente. Certo. No, Ci sono comunque, parecchi libri sì, su devo dire, poi in Fresh, realtà è no? stato Sì, comunque approfondito. Se grazie. vuole, poi dopo adesso faccio mente locale, le consiglio. Ci sta sicuramente, soprattutto Il Silenzio, si chiama quello lì Sì, di. quello è senz'altro, anche se però secondo me il più bel libro su Battiato è No, una soprattutto sua. Il Silenzio l'ho fatto io, No, sì. soprattutto il Silenzio, tu Soprattutto l'ho dici fatto io, il. effettivamente. Qual è? Hai capito quello che, a quale dico, Sì, certo, insomma? è che quello E ti che vengo a ti cercare, vengo a ci tengo a cercare, cercare. esatto. Però, insomma, per quanto mi riguarda, il più bel libro di Battiato è quello in cui lui, la lunga intervista, cioè Sì, quindi quello in cui non c'è tecnicamente sta qualcuno sul che parla tappeto. di lui, ma è lui che parla, È una lunga intervista, tecnicamente però sul è un po' tappeto. datata perché è del 92, È un po' però è molto datata, bella. però penso che Quello glielo sia. consiglio. Poi è sempre in commercio, un libro si chiama Tecnicamista sul Sì, tappeto. quello Di un senz'altro musicologo importante, si chiama Franco Pulcini. è il miglior libro Ah. su Poi, Battiato. parlando anche della sua attività e del suo essere stato presente nel panorama del cinema, no? Ricordo che io andai con entusiasmo, che allora mi occupavo di moda, infatti sto scendendo da su, c'era un documentario di Wenders sulla moda, su un giapponese. E, ecco, lui nel suo primo film, ricordo forse Perduto il amore. 2000, sì, ha 2003. raccontato questa sua famiglia, legata anche a questo momento dell'espressione della donna nella sua, diciamo, vena artistica, anche attraverso la moda. Non essendo cresciuto con delle zie sarte, mi pare, è Sì, perché molto, infatti quello che le Brutto Amore dicevo, è che molto padre non presente c'era, è nel cresciuto primo dei con suoi zia e quattro mamma. film, che è stato molto, molto tenero, Sì, molto che è molto, femminile, insomma, anche molto, molto molto biografico, insomma, sì. Certo. carico biografico, molto carico di tenerezza, insomma, ecco, questo essere, come dire, forse in qualche modo pure l'aveva pure condizionato per certi versi, anche, no, in mancanza anche di una figura paterna di riferimento, Sì, insomma. che Sì, infatti quindi, sì, alla fine si racconta bene questo sì, rapporto. no, volevo sottolineare che Poi non sono c'è un un'esperta di album musica, che. mi sono concentrata più sul cinema. Orizzonti Perduti, che è proprio un album in cui lui Assolutamente. ritorna un po' a questi Sì. ambienti siciliani, con un po' il filo rosso di quell'album, Sì. un album dell'83. Va bene, io Ok. penso che salvo appunto altre curiosità, direi che abbiamo esaurito il Sì, tempo e e quindi anche.
vi ringraziamo moltissimo. E grazie a voi. Grazie.